Bentrovati a voi tutti ad un nuovo appuntamento con Incontro Con. Quest'oggi nel salottino culturale di Telebelluno, come piace chiamarlo a me, ospitiamo due amici. Salutiamo infatti Sergio Valacchi e Alvise Bortolini che sono venuti a trovarci per presentare questo nuovo progetto artistico 12 passi indietro. Cominciamo subito con Sergio Valacchi, che è ideatore di questo progetto nonché musicista, che ci spiega quindi di che cosa si tratta. La parola musicista è una parola enorme, comunque diciamo che mi strimpello un po' la chitarra e così è nata questa idea a gennaio del 2022. Intanto ciao, come si dice, buongiorno, buonasera. Grazie. Scusa, mi sono un po' perso. Allora, dicevo appunto, è nata con questa intuizione che ho avuto nel buttar giù quattro note di chitarra assieme, contemporaneamente scrivendo dei testi, dove questo testo appariva in maniera un po' strana, nel senso che non stavo concettualizzando un pensiero, stavo scrivendo qualcosa senza sapere in realtà cosa stessi facendo, perché è una specie di scrittura automatica, tu scrivi e stai leggendo quello che stai scrivendo, una cosa che so che è difficile comprenderla, ma può succedere. A me è successo per 8 volte in 18 giorni, quindi è una cosa assolutamente anomala. Ho capito che la cosa era più grande di me e allora mi sono affidato subito agli amici. Alvise è uno dei primi che ho contattato. Gli ho spiegato com'è la cosa, ho detto davanti, cioè ragazzi, facciamo o non facciamo, io sento il forte istinto, l'intuizione di doverlo portare avanti, se mi date la mano secondo me qualcosa di buono viene fuori. E infatti da lì è nato questo progetto che, lo ribadiamo per chi ci sta seguendo, è un CD musicale. Sì. Noi sappiamo che appunto voi siete dei commercianti, quest'oggi appunto nelle vesti di grandi appassionati di musica innanzitutto, ma soprattutto io direi appassionati di creare vivacità. Vivacità, movimento, vitalità, ecco, questa era la parola che volevo utilizzare, all'interno del territorio di Belluno, perché è un progetto che coinvolge tutti gli artisti bellunesi. Assolutamente sì, questa è la cosa essenziale da dire, era necessario che fosse così. C'è stata solamente una defiance dovuta a un batterista che io ne sono amico da tempo perché ho sempre suonato con lui, che è Fabio Menugus, che non doveva suonare un brano, aveva 39 di febbre quel giorno che dovevamo registrare in studio, ho dovuto prendere un professionista per sostituirlo, che non è bellunese, ma è l'unico caso in cui ho suonato non un bellunese. Tutti gli altri, e sono per me anche delle grandi, veramente delle eccellenze, sono tutti d'origine bellunese. Ecco, magari. Sergio, ci racconta comunque 12 passi indietro, che significato ha anche il titolo che ha scelto? Il titolo un po' racchiude tutto il significato di questa cosa. Allora, è un progetto che mi assomiglia, nel senso che io sto facendo un percorso molto preciso a 23 anni che riguarda il lavorare sul mio ego, se vogliamo metterle così a livello. Quindi è un'introspezione molto profonda e sincera allo specchio. Quindi ho capito che dopo tanti anni di spettacoli fatti nel passato, dove ero protagonista, ero il frontman cosiddetto, conosciuto nel far tanto casino, se la mettiamo così, serviva imparare a stare anche dietro le quinte, cioè essere meno protagonista ma andare avanti gli altri. Questa è la necessità e questa cosa mi è servita moltissimo, perché ho capito la sinergia straordinaria, cosa può uscire quando dai fiducia alla persona, all'artista, perché tu hai molta più soddisfazione nel vedere che la tua piccola idea, che era una piccola idea, è diventata una grande idea solo perché ti sei affidato. A quel punto non è paternità il brano, è di tutti, il disco è il protagonista, non chi lo ha fatto. Ecco, quindi diciamo, le canzoni, i testi sono curati da lei, c'è un fil rouge, c'è un filo conduttore, c'è un qualche cosa? Allora, sì, questa è una cosa molto anomala e stranissima, perché sono 12 stili completamente diversi, sono 12 artisti che ho chiamato, che rappresentano 12 mondi differenti. Quindi Alvise è un cantautore che conosciamo, un crooner bellunese meraviglioso, la voce, la sua presenza, quel suo mood che sapevo di poter dare quel brano, sarebbe riuscito poi quello che poi è per me uno dei più bei brani del brano, senza non togliere agli altri, ma è uno dei brani più belli dell'album, ma lo sapevo perché lui è bravo e perché poi l'arrangiatore di questo nostro brano in realtà è poi Fabio Puletti, che è il terzo amico fondamentale, perché ci ha dato un impulso ancora nuovo, ma poi ne parlerà anche Alvise. E magari se sentiamo anche sottofondo il brano ancora più già in voglia, ecco. E tutti gli altri sono stili completamente diversi, vanno dal reggae al rap, alla musica quasi sinfonica, elettronica, al rock duro,
al folk, al prog, c'è il mondo là dentro, però tutto ha un fil rouge, tutto magicamente si collega attraverso forse le voci, attraverso qualcosa di indefinibile. Il linguaggio universale della linguaggio, musica, esattamente possiamo dire sì. Così, nonostante tutto è così, sì, assolutamente sì. Allora, coinvolgiamo subito Alvise Bortolini, musicista, cantautore, che fin da subito ha aderito a questo progetto. Vi lega sicuramente anche una bella amicizia, una collaborazione, una conoscenza da tanti anni. Alvise, lei in particolar modo, se non sbaglio, si è occupato della traccia numero 3, giusto? Ecco, del risveglio, sì. L'Eco allora, del risveglio, qui abbiamo anche un'immagine che rappresenta i vari musicisti coinvolti. Allora, devo dire che intanto oggi io rappresento un ampio numero di musicisti con i quali ho anche un rapporto ho dei legami con la maggior parte di quali ho un rapporto importante e devo dire che l'entusiasmo di Sergio è stato contagioso, perché di fronte a questa sua appassionata richiesta di fare delle cose insieme ha avuto un riscontro che era prevedibile. Per me è stata una cosa proprio emotivamente forte e tra l'altro ho constatato nel tempo che le amicizie legate alla musica, alla condivisione musicale, hanno un'intensità particolare, e questo forse è il motore poi di questo progetto, che arriva a dare valore artistico a un qualcosa di emotivamente molto forte, molto puro anche se vogliamo, no? E non è retorica, perché poi nel tempo queste esperienze rimangono dentro in maniera molto forte e persistente. È un collante la musica, è vero? È ma così. Sì, cioè la musica, ecco, prima abbiamo detto, abbiamo citato cosa noi siamo a Belluno per gli altri, cioè ovvero la nostra professione, eccetera, ma in realtà di fronte alla musica ognuno di noi non è altro che un'anima in ascolto o attiva rispetto a questo straordinario strumento vitale che è la musica, che è l'arte in generale, no? Per cui siamo poi tutti uguali e pronti a ricevere, a dare qualcosa. E questo secondo me è l'aspetto più importante, e è dove poi Sergio in maniera così forte, decisa, è riuscito a fare breccia nel desiderio di ognuno di noi di fare qualcosa, no? di bello, semplicemente di bello e di entusiasmante. È un pensiero davvero molto emozionante e intenso quello che Alvise ci sta consegnando in questo momento, che rappresenta anche esprime bene le tante emozioni che avete vissuto in questo progetto, tra l'altro emozioni che sicuramente tutti voi avete provato, sperimentato anche nella giornata di presentazione. È stata molto bella, tra l'altro, anche lì devo dire che Sergio poi ha questa capacità di creare eventi originali, particolari, perché questo non era un evento così canonico. Riuscire a fare una presentazione di questo tipo e portare tanta gente incuriosita da questa cosa è sintomatico dell'energia che Sergio sa esprimere e sa dare anche agli altri. Ma dico una cosa in più. Ti passo la parola perché... Sì. Allora io prendo la parola subito perché io sto pensando a cosa avrebbe detto. Allora io adesso vorrei proprio, non so se è uguale la cosa, però sinceramente noi abbiamo in questo momento l'assenza del terzo amico che per me è fondamentale, e per noi è fondamentale, che è Fabio Puletti, che è lui l'arrangiatore di questo brano che coinvolge... ripeto, adesso stiamo parlando del risveglio perché c'è Alvise. Ma se fosse un altro musicista, ecco, non voglio sminuire il lavoro degli altri, noi rappresentiamo tutti certo, i musicisti. Certo, forse abbiamo nel frattempo anche un po' di sottofondo esatto. musicale. Esatto, in questo caso parliamo. Qui io metto il ditino proprio sul punto più importante, più a cuore, che è in questo momento l'assenza un po' forzata di Fabio Puletti, che è l'arrangiatore ed è anche autore, arrangiatore di Ora è qui, che è il terz'ultimo brano. Ora, Fabio ha fatto un grande lavoro per noi. Purtroppo ha problemi di salute, ma uscirà dall'ospedale questi giorni prossimi. Non vedremo l'ora di andare a abbracciarlo e berci un bicchiere insieme. Però è mancato anche la presentazione per causa di questo. Però ecco, ricordare in questo momento
come se fosse qui, ma lo sarà fra una settimana, quindi sono ben felice di questa cosa. È una cosa, una disavventura che può capitare, però sono felice che, di nominarlo, perché per me è un altro momento molto importante. Certo. Ci dica qualcosa ancora in più della serata di presentazione che si è tenuta all'ex caserma Piave. Sì, sì, allora niente, andava fatto. Io questo album, onestamente, io non avrei fatto tanto clamore, tanta promozione, perché anche se è bene che se ne parli, perché non è 12 passi indietro significa che il tredicesimo è stare zitti. Non potevo farlo anche nel rispetto dei musicisti, che ha suonato, per il produttore stesso, che mi aveva chiesto di essere abbastanza promoter di questa cosa, però io l'ho fatto volentieri, per l'amore di Dio. Però la presentazione non volevo fosse in un teatro, non volevo spettacolarizzare quel lavoro, perché non c'è bisogno di questo. Lavros Mangueras di Tip Teatro mi ha dato la possibilità di fare questa presentazione all'interno dello spazio, dello spazio ex Caserma Piave, nel questo capannone messo a teatro, in un ambiente molto informale, ma giustissimo per quel tipo di cosa. Ho chiamato a raccolta Saja Mashaelero della comunità di Ananda, che è un'insegnante di yoga, una console spirituale straordinaria, per occuparsi dei testi. E chiaramente Fabio Trentini, che è il produttore, e come conduttore una persona nota nei vostri studi, che è Nick Simcock, che ha preso, che ha fatto una cosa bellissima, naturale, come suo modo di portare avanti. Certo, quindi un insieme di energia. Davvero molto accattivante, tra l'altro, Valacchi, sono anche le immagini che corredano, sì, che impreziosiscono, sì, questo album. Io chiedo a Simone che ci dia un aiuto con la regia, forse per riuscire a vedere nel dettaglio queste immagini, che sono davvero molto, molto intense e molto emozionanti. Questa, per esempio, rappresenta Monsoon, che è il brano d'apertura di Roberto Mares, e in questo caso la cosa che abbiamo appena accennato prima, ma non eravamo in onda, era il fatto che sono state realizzate dall'intelligenza artificiale, quindi anche qui c'è stato un passo indietro. Non volevo caricare le immagini che io intendevo comunicare, no? Oltre alle parole. Ho lasciato che sia questa amica americana, che si chiama Hande, che potesse occuparsi della lavorazione delle immagini attraverso appunto il dare alla macchina i testi e la macchina restituire delle immagini, che sono un po' corrette ma di pochissimo. Quindi ciò che esce lì è dato dal fatto, da quello sono che può essere. Una più bella dell'altra. Guardate anche questa, spero che anche a casa si veda bene, sono davvero molto suggestive. Sì, perché sono tutte richiamate dagli elementi che sono all'interno del testo. Certo, e poi naturalmente vediamo anche le fotografie che rappresentano le persone, i tanti musicisti, quanti nel complesso, comunque le persone. Quasi una quarantina poi alla fine, sì, sì, ecco. Sì, dovevo essere anche di più, purtroppo i brani c'erano, ma non potevo più aggiungere altri brani al CD, quindi siamo fermati qui, ma mi spiace perché molti sono rimasti fuori, questa è la cosa che più spiace dover ammettere. Spero di poter continuare, ma sarà un po' dura. Che perché ci sia un proseguo. Lo so, certo, certo. Tra certo. L'altro, Valacchi, ricordiamo che questa è un'iniziativa totalmente a carattere gratuito. Sì, ed è questa la cosa più importante da spiegare, perché non è un'operazione commerciale. È chiaro dal primo momento, in autoproduzione, e io sapevo che quei testi io non li ho scritti perché li volevo, è una cosa che ho ricevuto io, mi serve a me, potrebbe servire ad altri. Come gratis ricevi, gratis dai. Quindi è una cosa un po' particolare, la vocina dentro mi diceva se avrei problemi non sarà per questo disco, quindi non preoccuparti dei soldi, fallo e dallo in giro. Però è importante che siano le persone a chiedertelo, perché non è, ripeto, una promozione, non mi interessa se poi prendi il disco e lo butti via. Magari può darsi, e questa è la cosa che più mi interessa dirvi, non so se usiamo il tema sonate del tu, sonate del lei, certo, certo, sono, va benissimo, sono va benissimo. Naturale nelle mie cose, esatto, non sono, devo essere proprio spontaneo, se no. Quindi che volevo dirti è il fatto che non mi interessa che una persona mi dica bello il brano, anche se fa piacere chiaramente, o mi è piaciuto quel più, no, mi interessa sapere che mentre stavi andando al lavoro avevi il CD in macchina, avevi la tua chiavetta, ti sei trasferito i brani, tu stai ascoltando un brano, nel brano c'è una frase e quella frase ti ha svoltato la giornata. Questo è il senso di quel disco. Di questo progetto. Vogliamo aggiungere ancora qualcosa al Vise? Penso comunque anche in un momento difficile che tutti noi stiamo comunque vivendo per le situazioni che ci sono a livello internazionale, sappiamo la pandemia, le conseguenze della
della guerra. Cioè, questo è un progetto che sicuramente ha restituito anche dei momenti di serenità, di gioia, sicuramente a certo. tutti voi che vi avete partecipato. Ecco, è un po' quello che volevo dire prima, in un momento poi dove sono stato colto da una lieve emozione e quasi commozione. Rispetto al fatto che la musica e queste esperienze sono esperienze che noi siamo abituati alla musica di successo, alla musica che passa che passano le radio, eccetera, le canzoni di successo. Adesso è tutto un po', come posso dire, inquinato da un mondo di plastica, con tutto il rispetto per delle cose anche artisticamente interessanti. Non sto dicendo che quello che viene passato sia, però c'è un'omologazione molto forte. La musica secondo me è altro, può essere anche quello, può essere anche che le nuove generazioni trovino conforto, emozione in quello che gli viene proposto in maniera così massiccia e quasi imposto in questo modo. Però la musica è qualcosa che vivi, che fai. Ecco che in questo progetto qui, ecco, prima ho parlato di Fabio Puletti, con Fabio Puletti in questi ultimi anni, noi abbiamo un'amicizia storica, abbiamo fatto musica. Io e lui, come è successo poi con Sergio, a casa di uno o dell'altro, a suonare, a scambiarci idee, a raccontarci idee reciproche, a condividerle. Questa è la musica. Questo è trasferire qualcosa che ti cambia la quotidianità, la quotidianità così faticosa, alle volte così piatta, così poco emozionante, e ti ritrovi con un animo, se vuoi, anche un po' fanciullo, un po' bambino, ma non mi vergogno a dirlo. Anzi, per fortuna, certo. Per fortuna, questa è la grande forza. Per fortuna riusciamo ancora a recuperarlo e a farlo vivere, a farlo correre. Certo, alla base di tutto c'è l'amicizia come quella che ci avete testimoniato in questo momento. Allora, siamo in chiusura perché il nostro tempo purtroppo è volato. Sergio Valacchi, dove si può trovare comunque il disco? Allora, chiaramente il negozio, venite a trovarmi, al limite darò delle copie anche al Vise, se lo farò vedere il negozio, c'è un modo mi fa piacere, insomma, che ci sia più di un punto da distribuire. Non sono eterne copie, no? Perché abbiamo copie da dare a tutti, però una volta finite le copie cercheremo di metterlo in streaming in una formula gratuita, con un download gratuito, in modo che ognuno, se vuole, potrà accederci. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie quindi al Vise Bortolini, Lisa. Grazie Sergio Valacchi, grazie, complimenti Lisa. Per la vostra iniziativa. Grazie. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci. Thank you.